Partiti. Godoni al comando, rilevato presto da Nacozzari, che prende il comando delle operazioni. Nacozzari sul compagno di scuderia Quirra Baia Spana, con all'esterno Remus Vincat e la coppia di con Mirko e Qatar a chiudere. Piegata di sinistra, dove non mutano le posizioni di testa, il battistrada Nacozzari su Remus Vincat, avvicinato all'interno da Quirra Baia Spana, unitamente a Mirko, che attacca a centropista con Qatar all'inseguimento. Metà della retta opposta, dove il battistrada Nacozzari mantiene buon margine su un terzetto all'inseguimento, con il numero 6 Quirra Baia Spana in leggera prevalenza su Remus Vincat, Mirko e Qatar. Non mutano le posizioni, anzi il battistrada aumenta il vantaggio sul compagno di scuderia Quirra Baia Spana, che mantiene la seconda posizione. Gli altri iniziano ad essere richiesti quando i cavalli si preparano a fare l'ingresso in retta, con Nacozzari che mantiene margine rassicurante su Quirra Baia Spana. Terza posizione risale Qatar, Remus Vincat e Mirko. Cavalli ai 250 conclusivi, dove è ancora facile la galoppata di Nacozzari. Nacozzari in autentico canter, che da un capo all'altro viene a vincere e siglare questa sesta corsa dall'ippodromo di Villa Cidro nei confronti di Quirra Baia Spana al terzo posto, Qatar al quarto, Mirko e a chiudere Remus Vincat. Si attende l'ordine ufficiale. Si è conclusa anche quest'ultima corsa, come diceva Udroni, in attesa dell'ordine d'arrivo ufficiale. Ricordiamo gli appuntamenti con l'ippodromo di Villa Cidro il 27 dicembre, il 31 dicembre e poi il grande appuntamento del 6 di gennaio, con una grande festa all'insegna della festa e della solidarietà. La direzione dell'ippodromo